Allora, seconda e ultima e conclusiva parte di questa saga di video sul lavoro da McDonald's, ci tengo subito a precisare che la volta scorsa ho fatto un errore. Vi ho infatti detto che il contratto è di tirocinio, in realtà il contratto è di apprendistato, ok? Allora, nel video scorso vi ho dato un'infarinatura, vi ho fatto una panoramica generale di quello che è questo lavoro, anche abbastanza completa secondo me. Questa volta cercherò di sviscerare, di approfondire alcuni elementi per rispondere nel modo più completo possibile a tutte quelle domande, quelle ansie, quelle paranoie che ci si fa quando si sta per incominciare un nuovo lavoro. E in più, se siete alla vostra prima esperienza lavorativa, sicuramente tutte queste cose sono amplificate, ovviamente. Allora, state tranquilli perché il lavoro, da McDonald's è un lavoro relativamente semplice a livello tecnico, a livello pratico. Perché questo? Proprio per sua natura, cioè il lavoro al Mac per sua natura, è un lavoro che è studiato proprio per essere semplice, veloce, facile da imparare, per essere ottimizzato al massimo, per essere intuitivo, ok? Questo perché è la più grande catena di fast food del mondo e la velocità è essenziale, ok? Quindi, come vi dicevo la volta scorsa, in cucina, ad esempio, non serve saper cucinare perché è tutto guidato, gestito dalle macchine, cioè se voi dovete friggere, se voi dovete cuocere gli hamburger, voi non dovete fare altro che posizionare i prodotti. Spingere un bottone e le macchine fanno tutto loro, cioè le piastre si abbassano da sole, cuociono loro la carne per il tempo prestabilito, si alzano quando hanno finito e vi avvertono che il prodotto è pronto. Ok? Quindi è proprio tutto guidato, tutto automatizzato. Idem se siete in una delle tre postazioni di assemblaggio dei panini, ok? Anche lì avete tutto davanti, avete gli incarti, avete il pane, avete tutti i prodotti già tagliati, fatti, pronti da utilizzare e non dovete fare altro che appunto assemblare i panini. L'unica difficoltà lì sta inizialmente nell'imparare gli ingredienti, nel ricordarseli, ma è questione di veramente qualche giorno per impararli tutti, anzi sono convinto che, come è successo anche a me, la metà dei panini già li conoscevo tutti, ecco. Comunque, ma quindi è tutto così semplice, tutto così facile? No, ovviamente ci sono delle difficoltà. Allora, la difficoltà principale del lavoro, di questo lavoro, sono i rush. Cosa sono i rush? I rush nello slang, del McDonald's altro non sono che i momenti di massimo afflusso, quindi i momenti di confusione, di caos, quando ci sono un sacco di macchine al McDrive, quando c'è la sala piena, gente in fila agli schermi, gente che si lamenta, bambini che urlano, timer che suonano, beep, 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 rumore di friggitrice, ok? Quindi proprio il casino, la situazione di caos più totale. Che, come avrete intuito, corrisponde all'orario di punta del pranzo e all'orario di punta della cena. Tendenzialmente il rush dura un'ora, un'ora e mezza, massimo due, e è appunto l'aspetto più difficile di questo lavoro perché in quell'ora e mezza voi dovete fare sì una mansione che è relativamente semplice, ma la dovete fare nella confusione più totale, nella confusione sonora, dovete farlo in velocità, dovete rimanere concentrati, non vi dovete distrarre, dovete letteralmente volare. Perché? Perché se per sbaglio vi distraete, commettete un errore, rischiate di interrompere tutta la catena di produzione, ok? Quindi questa è sicuramente l'ostacolo, la difficoltà più grande di questo lavoro e lo è sia per chi lavora in cucina, quindi dietro, sia per chi lavora davanti a contatto con il pubblico, ok? Poi, per chi lavora a contatto con il pubblico c'è un altro grande problema, che è proprio il pubblico, perché non so se ve ne siete accorti, ma là fuori è pieno di squilibrati, quindi questa è una difficoltà aggiuntiva sicuramente. Diciamo che questo è un parere personale, ma lo trovo abbastanza fondato.
In cucina sicuramente ci sono meno imprevisti, gli imprevisti sono più limitati. Vi può capitare che si spenga una piastra, che è un bel casino, ma comunque gli imprevisti sono limitati, mentre davanti il numero di imprevisti è proporzionale al numero di matti che ci sono in giro, quindi potenzialmente ogni giorno potreste avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemi diversi, ok? E queste sono le principali problematiche di questo lavoro, però state tranquilli perché come è, diciamo, facile imparare le varie mansioni, con la pratica è anche facile, relativamente semplice, imparare a farle, in velocità e sotto pressione, ok? Quindi nulla di impossibile. Bisogna anche sottolineare che comunque, tolto il momento del rush, è un lavoro tutto sommato anche abbastanza tranquillo, cioè qualcosa da fare c'è sempre, perché siete comunque in un ambiente di cucina e quindi bisogna sempre pulire i pavimenti, pulire la strumentazione, pulire i banchi di lavoro, svuotare i bidoni, quindi qualcosa da fare c'è sempre, ma al di fuori del rush potete lavorare, con calma, potete scambiare, fare due chiacchiere con i colleghi, insomma è un lavoro abbastanza tranquillo. Poi, fatemi vedere, mi sono fatto anche questa volta una scaletta per non perdermi. Ok, ci sono delle variabili che dovete tenere in considerazione. E una di queste è sicuramente dove è posizionato il punto vendita in cui andrete a lavorare. Questo perché se lavorate in un punto vendita, in un Mac che è in periferia o in una piccola città, o se invece lavorate in un McDonald's in centro a Roma o nella stazione di Milano, la situazione cambia drasticamente, cioè se lavorate nel Mac della stazione di Milano, cioè lì il rush è praticamente onnipresente, quindi c'è gente che entra, gente che esce continuamente dalla mattina alla sera, e quindi questo è sicuramente un qualcosa che dovete tenere a mente. Poi l'altra variabile, questa è, diciamo, è un avviso più che altro per chi è alla sua prima esperienza di lavoro. L'altra variabile è l'ambiente di lavoro, quindi l'ambiente, mi riferisco ai rapporti umani con i colleghi di lavoro, il datore, il direttore, insomma. Perché questa è una variabile fondamentale, ma su cui potete fare ben poco, cioè sarà la fortuna o la sfiga a decidere. Però resta il fatto che sia fondamentale, perché il lavoro può essere il più brutto del mondo, il più difficile, ma se siete circondati da persone gentili, educate, oneste, civili, disposte al compromesso, allora quel lavoro diventa sostenibile, ve lo posso assicurare. Se dall'altra parte trovate il lavoro più facile del mondo, magari anche pagato meglio, poco stressante, ma siete in un ambiente, siete circondati da persone tossiche, da persone cattive, egoiste, approfittatrici, meschine, quel lavoro si trasforma automaticamente in un inferno. Quindi questo è un avviso che vi do, purtroppo ci potete fare ben poco, ecco. Comunque, allora, un'altra cosa che ci tenevo a dirvi, che ci tenevo a fare, è sfatare tutti quei miti, tutte quelle leggende che questo lavoro si porta dietro. Ovvero, non so il perché, ma appunto questo lavoro, il lavoro al Mac, è circondato da tutta una serie di dicerie, di leggende, di voci di corridoio, di meme, e sembra che sia un lavoro meno dignitoso degli altri, ma queste sono tutte cattiverie infondate, vi assicuro che non è così, anzi, è tanto meglio di molti altri lavori che ho fatto. Quindi non credete a queste cose. Allora, io ho lasciato, ho dato le dimissioni, apro una piccola parentesi, ho dato le dimissioni non perché non mi piacesse il lavoro, e comunque ripeto, che vi piaccia o meno il lavoro è una questione personale. Io ho cercato di darvi tutte quelle informazioni oggettive che possono aiutarvi a capire se può fare per voi o meno. Comunque, io ho lasciato questo lavoro non tanto perché non mi piacesse il lavoro in sé o perché mi trovassi male con i colleghi, ma per una questione di orari.
Io avevo un contratto da 20 ore, ma a causa della mancanza di personale facevo anche 16 ore di straordinario, quindi praticamente 20 più 16 ero arrivato a fare un full time. E io stavo studiando e quindi avevo bisogno di tempo da dedicare allo studio, quindi dopo diversi mesi, insomma, ho dovuto rinunciare a questo lavoro. Comunque, chiusa parentesi, perché ritengo che lavorare al Mac sia una valida alternativa da prendere in considerazione per chiunque, quindi per magari una persona più adulta che cerca un lavoro o per il ragazzino più piccolo che ha la sua prima esperienza di lavoro. Scusate. Prima di tutto perché è un lavoro che ti dà delle garanzie, è un lavoro che ti tutela. Vi fanno un contratto regolare nazionale e quindi vi pagano lo stipendio, cosa che non è da dare per scontata, vi pagano le ferie, vi pagano la tredicesima, vi pagano gli straordinari, quindi avete delle tutele, delle garanzie e questo sicuramente è il primo punto. Poi c'è la possibilità appunto di un contratto part-time che torna utile a tutte quelle persone che studiano, a tutte quelle persone che magari vogliono un lavoro di poche ore perché, non so, abitano ancora con i loro genitori, quindi non hanno problemi, grossi problemi economici. E poi è sicuramente un lavoro che, come tutti i lavori, vi può lasciare qualcosa, quindi vi insegna sicuramente a lavorare in una cucina, anche se è una cucina particolare. Vi insegna a lavorare sotto pressione, quindi vi fa capire se siete portati per lavori di questo tipo o meno. Vi fa capire cosa vuol dire stare a contatto col pubblico. Vi fa capire perché no, cosa vuol dire lavorare in un bar, perché alla fine in tutti i Mac c'è il Mac Caffè che altro non è che un bar, quindi è un lavoro che, come tutti i lavori, vi può insegnare e lasciare qualcosa. Poi, è il lavoro più bello del mondo? No, è il lavoro che vi farà comprare la Lamborghini? Non penso, però è un lavoro dignitoso come tutti gli altri e tutto qua. Spero di aver risposto bene o male a tutte le domande che una persona si può fare su questo lavoro. Se avete qualcosa da chiedere potete scriverlo, vi rispondo. Penso di aver detto veramente tutto. Sto pensando se mi sono dimenticato qualcosa, i punti della scaletta li ho toccati tutti, quindi direi che per questa seconda e ultima parte può bastare.